Ben ritrovati da Leadership Forum edizione 2023, siamo in compagnia di Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film La vita è bella di Roberto Benigni. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Ecco, a breve il suo intervento sul palco del Leadership Forum, ci racconti di che cosa parlerà appunto al pubblico? Beh, risponderò a delle domande sull'argomento allargato del quella che chiamiamo leadership, che ovviamente viene nei grandi numeri riferita al mercato, al business, all'industria, alla costruzione di capitali, di profitti, ma è un tema che riguarda anche attività, per esempio, artistiche, da sempre, anche la bottega dei pittori rinascimentali poneva un problema di leadership al pittore, al maestro pittore. Anche dirigere un'orchestra pone questo tema: qual è il rapporto fra chi deve dare la linea artistica, nel caso musicale dei tempi del fraseggio, e fra chi cerca di darla in modo autoritario e chi cerca di suggerirla convincendo. Secondo me la seconda strada è la migliore, anche se bisogna avere il repertorio, anche una certa autorevolezza. Questa autorevolezza viene dalla stima eventualmente ricambiata dall'orchestra, se no è autoritarismo e non dà buoni risultati. Ecco, quindi è questa la visione, la sua visione del leadership del futuro anche? Sì, è la mia visione del leadership del presente, quella la migliore, quella che secondo me è da praticare. Devo essere sincero, io sul futuro non so niente, perché vedo che la scienza, con una frequenza veloce, ogni 10 anni, ormai ogni 5, non solo cancella le certezze che avevamo, ma cancella le premesse di quelle certezze. Come sarà il mondo nel futuro, cioè fra 15-20 anni, non lo so, non ne ho proprio idea. Sono pronto a tutto. Sono pronto pure a pensare che sia la fine dell'umanesimo. L'umanesimo, la cultura dei nostri ultimi millenni, dove l'uomo è al centro del mondo. Può darsi che diventi marginale l'uomo rispetto a intelligenze superiori, ancorché artificiali. Ancorché artificiali, infatti, è uno dei grandi temi appunto di questo forum. Guardi, le chiedo quali sono, diciamo, le lezioni più importanti che ha imparato, non solo in termini di leadership, durante la sua lunga carriera. Beh, di lezioni ne ho avute tante, perché facendo musica principalmente per il cinema mi sono trovato a lavorare per mesi a fianco con grandi personalità, grandi artisti. E quando hai la fortuna di stare a fianco a grandi artisti, come sono Paolo e Vittorio Taviani, come Federico Fellini, come Roberto Benigni, non potrei fare degli elenchi, anche grandi personalità spagnole, olandesi, questi grandi artisti, è sempre più quello che loro danno a te di quello che tu riesci a dare a loro. Quindi hai delle informazioni, delle visioni, delle sottolineature che tu da solo non avresti mai frequentato. Ma per esempio tutto il rapporto fra la regola e il superamento della regola. Noi chiamiamo regola quella che organizza il mondo civile, e quella va superata quando qualcuno scrive una nuova regola. Fino a che non c'è scritta una nuova regola, quella va rispettata. Mentre in arte la regola è la codificazione di una trasgressione precedente.
Quando nell'Ottocento ha cominciato a dominare il rubato di Chopin, cioè il tempo fluttuante, era la rottura dello schema rigido settecentesco del tempo fisso. Ma poi il rubato è diventato una nuova regola e questo riguarda l'armonia, questo riguarda l'architettura, questo riguarda un po' tutto. Però la trasgressione della regola ha diverse trappole. Una è che una regola per essere trasgredita va conosciuta. Un pittore che all'inizio del Novecento volesse superare le regole della prospettiva doveva conoscerle. Non è che se non le praticava perché non le conosceva, non era un trasgressivo, era un somaro. E poi, soprattutto nel Novecento, c'è stata la mitizzazione della trasgressione. Bastava trasgredire per essere un artista. Molti artisti sono stati trasgressivi, ma migliaia di trasgressivi non avevano niente di artistico, erano solo dei somari recalcitranti. Insomma, per dire, non basta passare col rosso per essere un grande innovatore artistico. Chiaro, chiarissimo. Qual è la sua più grande soddisfazione anche a livello di leadership, essendo che lei l'ha detto proprio, ha dovuto lavorare con dei grandi personaggi e immagino anche gestire in qualche modo dei grandi personaggi. Come si riesce a far esprimere il massimo delle loro capacità? Questo l'ho imparato dai grandi che mi inducevano a dare il meglio di me. Federico Fellini era uno che appena ci cominciavi a lavorare, cadevano tutte le precedenti ansie, l'esame, il grande genio mondiale, chissà che giudizio darà, ti faceva sentire immediatamente a tuo agio, ti metteva in condizione che tu volevi dare il meglio di te, volevi capire più possibile la sua idea poetica che inseguiva e ti faceva lavorare facendoti sentire il miglior musicista del mondo, il miglior costumista del mondo, il miglior montatore del mondo. Io credo che poi io mi sono trovato a dover lavorare, ho fondato una compagnia teatrale, a dirigere cantanti, musicisti, attori. Io credo che bisogna cogliere la libertà creativa, non l'arbitrio, ma la libertà creativa di chi lavora con te. È inutile tormentare un cantante su un passaggio di registro che gli viene male. È meglio andargli incontro, modificare il passaggio di registro e metterlo in condizione di cantare bene. E soprattutto guadagnare la loro fiducia, far sentire a un musicista, a un attore, a un cantante che se tu gli chiedi un cambiamento, quello è anche nel suo interesse, non solo nel mio. Chiarissimo. Ecco, le faccio un'ultimissima domanda. Crede che questo approccio, che anche immagino di grande empatia in quel senso e adattamento nei confronti della personalità, si possa trasmettere anche nel mondo del business? Io penso proprio di sì. E penso che anche quello che chiamiamo il mondo del business corra gli stessi pericoli che corrono gli altri mondi paralleli. L'aumentare dell'infezione dell'egolatria, l'egotismo, l'egolatria, il narcisismo sfrenato è un virus molto pericoloso che riguarda tutti e è un virus dal quale chi dirige deve cercare di liberarsi, deve far sentire quello che si chiama carisma, no? Che è il crisma, che è poi lo Spirito Santo, è quello che fa sentire quello che vi sto dicendo, quello che vi sto chiedendo, è un interesse collettivo, non è un'esibizione del mio io, del mio ego, non è una sopraffazione. Questo, naturalmente, è facile dirlo a parole qui in un'intervista, poi praticarlo è tutt'altra cosa, ne sa qualcosa chi dirige le orchestre sinfoniche italiane. Grazie mille a Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film La vita è bella di Roberto Benigni. Grazie.